Missione istituzionale è quella di accompagnare il sistema educativo verso il miglioramento e di sostenere l'innovazione didattica e più in particolare l'innovazione del modello scolastico, quindi innovazione del curriculum, innovazione appunto delle didattiche disciplinari, innovazione delle metodologie, innovazione degli ambienti di apprendimento e anche dell'organizzazione scolastica. È chiaro che la scuola, per essere più rispondente ai bisogni del contesto in cui ci troviamo ad operare e anche in previsione di un sistema educativo che debba accompagnare la persona durante tutto l'arco della vita, la scuola si deve innovare. E quindi INDIRE ha questo ruolo importante di fare ricerca educativa, ma poi di trasformare gli esiti della ricerca proprio in strumenti di accompagnamento delle scuole, degli enti formativi all'innovazione e al miglioramento. Da sempre siamo, INDIRE, partner scientifico di Didacta e quindi Didacta è una grande occasione per riportare a livello quindi di formazione dei docenti, dei dirigenti scolastici, del personale scolastico, quelle che sono appunto gli strumenti innovativi e quindi una cassetta di corsa perché le scuole possano migliorare proprio nel segno dell'innovazione. I finanziamenti del PNRR sono dedicati proprio a rivedere il modello scolastico e a migliorare, diciamo, dei gap e delle criticità che abbiamo, penso alla dispersione elevata, all'abbandono, ma anche alla dispersione implicita, penso ai divari territoriali e penso ad ambienti di apprendimento che non sempre sono in linea con le possibilità e con le tecnologie, le strumentazioni e anche i bisogni organizzativi della scuola di oggi. Quindi l'impegno dell'istituto che rappresento, quindi di INDIRE, ma in grande sinergia con il Ministero da una parte, con le regioni anche, ma anche con le scuole, quindi sia a monte che a valle, ecco, dobbiamo cercare di far confluire in maniera sinergica il finanziamento alle scuole, perché oggi abbiamo una possibilità straordinaria in termini di risorse finanziarie a disposizione. La sfida è quella di non disperderle, ma di aiutare le scuole a investire e a spendere queste risorse in maniera convergente per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati e che sono quelli del piano. Che in parte segue i canoni tradizionali di Didacta, cioè l'incontro tra i docenti e poi i produttori di strumenti tecnologici e tradizionali per il mondo della scuola. Ma quest'anno ci sarà anche uno spazio molto importante dedicato ai temi della sostenibilità e quindi quanto anche la scuola attraverso il tema della sostenibilità, con quale modalità e quindi con quali risultati attesi. È un appuntamento poi complessivamente che fa ragionare tutti su come si dovrebbe insegnare meglio, apprendere meglio e avere materiali e strumenti all'altezza dei tempi quotidiani. Questo è l'obiettivo. Dobbiamo consolidare quest'anno con la sesta edizione a Firenze, perché insomma, sei edizioni sono già una cosa importante pur avendo avuto di mezzo il lockdown e quindi dei momenti di stop. Ma Catania è stata per noi una bella sorpresa perché nacque più o meno lo scorso anno in questo periodo e la tenemmo a ottobre. Per Catania si tratta di consolidare, perché fatta una bisogna fare la seconda e possibilmente farla bene. Poi vedremo se ci saranno altre possibilità
nel paese di poter fare nuove didattiche. Però intanto teniamoci buona Firenze NA6 e buona Catania, che quest'anno gloria abbia avuto la Superiore. Indubbiamente il PNRR diciamo, è molto orientato a potenziare le strutture, quindi l'edilizia, le strutture informatiche, e quello che è importante è occuparsi molto delle persone, dei docenti che sono in formazione, e da questo punto di vista è prevista proprio la nascita di una scuola di alta formazione per i docenti, perché il capitale umano va ovviamente fortemente valorizzato. Thank you.